Amici di Radio Laser e di Laser TV, questa mattina ci siamo recati a questo bellissimo argomento e soprattutto qualcosa che è qualcosa di raro sul nostro territorio, il 70° anniversario dell'Accademia Nazionale di Danza, che è partita dalla città di Roma ed è giunta qui a Matera, proprio prossima capitale europea della cultura, e si chiama Transumand. Da dove nasce tutto questo? Ne parliamo con il direttore artistico, appunto, Enrica Palmieri. Allora, da dove nasce? Nasce a Matera, proprio qui, con Michele Saponaro. Ero venuta a proporgli un master di secondo livello in archeologia del gesto, qualcosa che mettesse insieme archeologia e coreografia. E mentre parlavamo e guardavo questo bellissimo museo, mi è venuto in mente di celebrare il 70° dell'Accademia con una mostra itinerante dei costumi storici. I costumi dal 1935 al 68 della nostra fondatrice Jaruzelskaja. È qui che è nata l'idea, ma appunto Matera, Roma, Matera, ma come? Un volo diretto, un viaggio diretto, in autostrada? No, attraverso il tratturo, cioè quel percorso tortuoso e è creato dallo zoccolo dell'animale che necessita di fare quel percorso per nutrirsi, per sopravvivere, e questo percorso è durato 6 mesi, passando per 8 città, da Roma l'Aquila, l'Aquila Teramo, Pescara, Campobasso, Benevento, Foggia, fino ad arrivare a Matera. Ogni città un artista, ogni città un polo, ogni città uno spazio specifico in cui l'artista ha allestito costumi e l'Accademia ha partecipato con delle performance. Ecco, che cosa avete notato di diverso in tutte queste città? Gli spazi, la gente che ha visitato la mostra, l'artista che per ogni città ha modificato il modo di dare un significato ai costumi, un modo di utilizzare gli stessi all'interno dello spazio, e ha permesso a noi di lavorare con questi spazi modificati. E ogni città ha avuto il suo modo di presentare la mostra. In ogni città noi abbiamo creato una sinergia anche con altre istituzioni, ad esempio con Campobasso, con il Conservatorio. E a Benevento abbiamo creato una sinergia con l'Archivio di Stato. E all'Aquila abbiamo creato una sinergia con il Cratere, quindi con tutte le associazioni della ricostruzione. Quindi c'è stato, e a Teramo con la banda cittadina, oltre che con il Teatro di Teramo. Quindi in ogni posto c'era una realtà diversa. Quindi nonostante usassimo dei luoghi deputati istituzionali, però all'interno di questi luoghi partecipavano anche associazioni del territorio, licei coreutici per esempio, licei artistici, come è successo qui in questi giorni. Ecco, quindi insomma si è partiti da Matera, si è partiti da Roma, si è giunti a Matera, ma adesso, come dicevano in conferenza stampa, si riparte da Matera per un nuovo progetto? Sì, si riparte da Matera per un nuovo progetto. Non solo vorrei ricominciare il progetto dell'archeologia del gesto qui con l'Unibas e il Polo di Matera, ma poi c'è un progetto appunto che dovrebbe investire 3 regioni, Basilicata, Puglia e Molise, dai Sassi alle pietre, in mezzo i muretti a secco che l'altro ieri sono diventati patrimonio dell'UNESCO, anche loro. E allora, cari amici, come potete notare, insomma, nella nostra città tantissime cose belle, interessanti e soprattutto che guardano al futuro. Grazie professoressa e grazie per questa manifestazione che avete portato nella nostra città, e che si possa ripartire da qui, insomma, per un futuro migliore e per un nuovo evento ancora più bello di questo. Grazie mille a voi. Grazie.